Non si può fare agricoltura senza acqua, non si può fare agricoltura senza irrigazione, non si può fare agricoltura senza i consorzi di bonifica. Lo abbiamo visto e dimostrato mai più di tanto qui in Regione Emilia-Romagna, dove grazie anche a questa straordinaria opera del canale Emiliano-Romagnolo oggi l'agricoltura in Romagna può godere di una qualità di acqua eccezionale e di una quantità di acqua che garantisce agli agricoltori la possibilità di fare un'agricoltura competitiva. Abbiamo bisogno di dare certezze e io mi auguro che presto a Roma si chiarisca questa idea dell'azzeramento dei consorzi di bonifica, che non ha alcuna possibilità né giuridica né politica. Mi auguro anche che ci possa essere un ritorno di attenzione a un tema, quella della gestione del territorio, da cui dipende gran parte della possibilità di successo delle nostre aziende agricole. Lei ha dato delle rassicurazioni stasera in questo incontro, forse perché effettivamente la sua competenza la mette a contatto anche con l'attività dell'ente. Beh, diciamo che parte della storia della mia carriera professionale l'ho vissuta proprio nel canale Emiliano-Romagnolo, canale Emiliano-Romagnolo di cui negli anni, fine anni 70, ho avuto un ruolo proprio nella costruzione del progetto iniziale. Ero uno studente allora dell'Università di Bologna e abbiamo potuto contribuire alla costruzione di quelle analisi costi-benefici nelle aziende agricole interessate dal canale, e quindi sono molto contento che oggi qui a Bellaria abbiamo potuto lanciare quest'ultimo tratto di progetto che porterà l'acqua finalmente fino in fondo. Grazie.